Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Wiko Wax, primo smartphone della casa francese con processore Tegra 4i. Questo aggiunge il modulo LTE ma fa perdere il dual SIM. Andiamo a vedere come se la cava nel resto. Eccoci dunque in compagnia di questo nuovo Wiko. Io devo fare una piccola rettifica per quanto riguarda l'unboxing: non vi avevo mostrato il caricabatterie, eccolo qui, plug USB condiviso 1A di output, si era nascosto molto bene nella confezione ma è in dotazione come è giusto che sia nelle confezioni sempre molto complete del Wiko. Vi ricordo di andarvelo comunque a rivedere l'unboxing per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche e dimensionali di questo Wiko Wax. Io vi comincio a parlare di ergonomia e costruzione e materiali di questo smartphone. Allora, l'ergonomia è decisamente buona, non è piccolissimo visto che le cornici sono grandi e il display da 4.7 pollici, ma diciamo non ha problemi, soprattutto molto molto leggero. Era da tanto che non sentivo uno smartphone così leggero al tatto. Il materiale è plastica e in realtà restituisce una sensazione forse un po' troppo cheap. Anche l'assemblaggio, sentite, a qualche scricchiolio di troppo, ma ricordiamo che questo è uno smartphone di test che è passato per le mani di molti recensori e magari qualche dentino della cover posteriore aprendolo ogni volta può essersi rovinato, quindi prendete con le pinze questa cosa dell'assemblaggio. I materiali comunque non sono al top, ma diciamo rispecchiano la fascia di prezzo. Parliamo ora di display. Il display è un'unità, come vi dicevo, da 4,7 pollici, dai bei colori. Andiamo ad aprire la nostra applicazione di test. Vi avvicino subito alla telecamera le scritte piccole per farvi vedere come i pixel si vedano solo se siamo molto molto vicini, nessun problema di definizione nell'uso quotidiano. Qui la riproduzione dei colori, che come vi dicevo è buona, l'unica pecca purtroppo è la luminosità massima non altissima. Vedete anche i neri come sono riprodotti bene, variano solo un po' cambiando l'angolo di visione, ma ad angoli davvero molto ampi. Quindi nessun problema per quanto riguarda la qualità del display, solo un po' per la luminosità, sensore di luminosità che comunque funziona davvero molto bene, anche in notturna ci restituisce dei colori scuri sempre piacevoli alla vista durante le ore notturne. Per quanto riguarda invece la parte telefonica, l'andiamo a testare subito. Vi dico che la ricezione è buona come potenza, ma ha qualche problema di lentezza nello switch tra le varie reti. Nessun problema invece per quanto riguarda il 4G, che viene mantenuto sempre molto bene quando siamo sotto copertura LTE. Andiamo ad aprire il dialer, c'è la ricerca rapida in rubriche, i risultati appaiono qui su questa banda scura molto piacevole alla vista. Andiamo a chiamare il 119, avete visto per un attimo i risultati, e non c'è la videochiamata standard. Alziamo il viva voce, anzi attiviamo il viva voce, alziamo il volume. Benvenuto nel servizio clienti TIM, la chiamata è gratuita. Eh sì, questo non è l'audio dalla capsula auricolare ma è da quello del viva voce. Come avete sentito è di qualità media ma volume davvero troppo basso anche per un utilizzo in auto con il solo rumore esterno dell'automobile, purtroppo. L'audio in capsula invece è buono, è potente, di qualità media. Dall'altra parte anche qua ci sentono con una qualità diciamo più che sufficiente per l'uso telefonico standard. Parliamo ora di SMS, andiamo ad aprire il client che poi è fondamentalmente quello di Android. Avete visto, avevo già fatto una prova a camere spente, rifacciamola in diretta. Come avete visto nessun problema di velocità, scrive bene, il correttore automatico funziona bene, un client mail promosso sia come velocità che per qualità, non c'è però lo swipe per quanto riguarda la tastiera che comunque risulta precisa e molto molto veloce. Usciamo dalla parte SMS, parliamo di mail che come vedete si è già aperto su un'email in HTML, non ha il pinch out perché è il client stock pre KitKat, però non abbiamo problemi di sincronizzazione e di tutto ciò che riguarda la gestione delle nostre email. Dall'email passiamo al browser web, si è già aperto il nostro sito, noi andiamo a fare un ricarico per vedere
la velocità di download appunto della pagina è abbastanza buona, già quando siamo in caricamento possiamo muoverci, andiamo a fare uno zoom e a fare il doppio tap per far vedere come sia presente il resize del testo, magari con un attimo di attesa in più, però come vedete si è adattato allo zoom che avevamo fatto, adesso si è velocemente riadattato allo zoom standard. Proviamo ad aprire una news per andare a fare una prova sulla scrittura del campo di testo, vediamo se ha preso il tap e lo proviamo a rifare per vedere la velocità. Vediamo un po' come mai un attimo di defiance. Io vi dico comunque che la velocità web è buona nella navigazione di tutti i giorni, adesso ce l'ha fatta, probabilmente sbagliavo a cliccare io, e aspettiamo che si carichi il gestore dei commenti per provare a scrivere nel campo di testo. Andiamo a vedere dove verrà caricato, eccolo qua, lo teniamo appositamente qui in basso per vedere se c'è l'adattamento con la tastiera quando andremo a cliccare sul campo di testo. Discus è un gestore notoriamente lento nel download, aspettiamo ancora un attimo, poi al massimo proviamo a fare un ricarico. Vedete, infatti avverte che se ci sta mettendo troppo tempo di ricaricare la pagina, bene, è uscita. Andiamo a scrivere nel campo di testo con un attimo di attesa, ma siamo subito pronti a scrivere. Allora, non vi sono sensibili variazioni nella velocità di scrittura, qualche piccolissimo problema qua nell'adattamento, ma più imputabile a una velocità che non a un'imprecisione del client mail. Tra l'altro si stava aggiornando un'applicazione e quindi avevamo le risorse anche un pochettino occupate. Noi proviamo ad andare su un altro sito, andiamo sul Corriere, ma sì, facciamo aggiornare le applicazioni così lo stressiamo ben bene. Ecco qui il Corriere della Sera, andiamo a richiedere il sito desktop, tasti qua sotto, aspettiamo tutto, come vedete qualche piccolo momento di attesa quando sono più cose assieme quelle che li richiediamo, vediamo un po'. Ok, allora niente, si è un attimino bloccato per il fatto probabilmente degli aggiornamenti delle applicazioni, però adesso si è ripreso. Ricrediamo il Corriere in formato desktop. Se questo influenzerà notevolmente la prova, questi download, questi aggiornamenti li andremo a stoppare. Aspettiamo il caricamento della pagina. Molto pesante la pagina del Corriere, ricca di video e immagini. Aspettiamo un attimo, proviamo già a muoverci, proprio facciamo il peggio possibile per quanto riguarda lo stress del processore di questo smartphone. Comunque, navigazione web che potete giudicare da voi, non ha nessun problema in siti un po' più leggeri, qualche piccola defiance su quelli più pesanti. Comunque sia, navigazione occasionale promossa, forse si poteva fare qualcosina di meglio, ma insomma non ci sono grossi problemi. Usciamo, vi parlo un po' di autonomia, l'autonomia risulta buona, vi faccio vedere le impostazioni del risparmio energetico, questo perché i 4 core più un companion core che serve per i momenti di standby fanno in modo che in standby questo telefono consumi davvero poco, con uso intenso invece io sono arrivato a cena, non avrete problemi se avete tanti periodi di stand by durante il giorno ad arrivare anche a notte inoltrata. Per quanto riguarda la parte multimediale, andiamo a vedere il reparto fotografico. Qui le impostazioni sono quelle di Android stock, potete vederle qui, c'è l'HDR, c'è il flash, c'è la parte relativa al tag geografico, qui c'è il formato che al massimo permette lo scatto in 8 megapixel. Curioso il fatto che l'anteprima sia in 4 terzi, in 16 noni, scusate, ma poi la foto venga scattata in 4 terzi. Proviamo a fare una foto,
Ecco, fatta la messa a fuoco e poi lo scatto, scatto abbastanza veloce, messa a fuoco nella norma, come vi ho fatto vedere le impostazioni delle foto, vi faccio vedere quelli dei video, video che possono essere girati in 1080p. Qua le impostazioni relative, abbiamo anche una sorta di stabilizzazione software che va a modificare un po' la resa dei nostri video. Usciamo, entriamo nella galleria per andare a vedere come sono i risultati degli scatti. Potete vedere qui lo scatto appena effettuato, qui un po' di prove. Questa è la camera frontale, nonostante sia da 5 megapixel, diciamo che la qualità non è il massimo. Avete poi tutte le prove sulla pagina della nostra recensione, e di cui avete il link qua in descrizione. Poco rumore video nelle zone di poca luminosità, macro eccezionali. Guardate che dettagli siamo andati a cogliere, così come sono buone quelle in esterno. Gli 8 megapixel sono sufficienti per un buon dettaglio. Vi faccio vedere qui dove c'è la separazione tra cielo e alberi, come sia ben definita la foto. I video li andate a vedere, nella prova qua su YouTube. La qualità è buona in 1080p. L'audio risulta un pochettino ovattato. In notturna abbiamo poco dettaglio catturato, ma anche qui vedete le parti molto scure attorno ai lampioni, non presentano praticamente nessun tipo di rumore video, quindi una fotocamera promossa, al flash assolutamente potente. Lo direste che questa foto è stata scattata completamente al buio con solo il flash che va ad illuminare? Io no. Quindi una parte fotografica diciamo promossa da 7 per questo Wiko Wax. Per quanto riguarda i video di test, ve li faccio vedere subito. Legge tutto tranne i DVX, questo è il 1080p. Potete vedere la riproduzione come sia buona e ripeto, la gamma cromatica del display renda abbastanza bene. Anche i colori sono, diciamo, naturali, dei bei colori questo display. 1080p senza problemi, fluido, vi faccio vedere per dovere di cronaca il DVX che non parte. E nessun problema neanche per quanto riguarda l'MKV e ovviamente per le risoluzioni inferiori. Passiamo ora al pezzo forte di questo processore Tegra 4i, cioè la parte gaming. Non ho scaricato il solito Real Racing, ma ho scaricato Dead Trigger 2, che è un gioco ottimizzato per la piattaforma Tegra. Si trova sul Tegra Zone, che avrete visto in home il collegamento a questo store alternativo per quanto riguarda tutte le app supportate dai processori Tegra. Andiamo a giocare. Aspettiamo le varie autenticazioni, il giusto tempo di caricamento che poi valuterete da voi. Ok, e siamo in game. Lascio il volume al massimo, tanto non è potentissimo. Ok, così facciamo un po' di tutorial. Guardate quanta è la ricchezza di dettagli, guardate le foglie, l'acqua, i pulviscoli. Andiamo avanti ancora un pezzettino. Le ombre, le luci, la fluidità mi sembra buona. Uccidiamo questo zombie prima di chiudere la prova gaming. Ecco fatto. Qualche micro scatto, ma nulla di trascendentale. Io ho lasciato le impostazioni stock per quanto riguarda la ottimizzazione del gioco, quindi parte gaming davvero buona che va ad alzare il livello della gamma Wiko, generalmente che soffre un pochettino nei giochi o comunque non riesce a riprodurre dettagli molto pesanti. Parliamo ora di parte software, andiamo nelle impostazioni qua. I toggle rapidi, entriamo nelle impostazioni da questo lato. Potete vedere un piccolo restyling grafico, ma nulla di più da quelle di Android stock. La versione di Android è la 4.3, probabilmente l'ultima supportata per questo Tegra 4. Vi faccio vedere anche lo spazio di memoria, c'è l'espansione di memoria, ma questa è la formattazione. Potete vedere qui la scheda SD, non può essere impostata purtroppo come memoria principale, quindi i 4 giga disponibili nella memoria interna andranno un po' gestiti, soprattutto nel caso di contenuti pesanti come i
giochi, andranno scaricati uno per uno e poi spostati su SD quello che lo supportano. Abbiamo anche la possibilità dell'USB on the go. Per quanto riguarda il resto del launcher, come potete vedere è Android stock, fondamentalmente non c'è pinch out, non ci sono relativi cambiamenti, c'è un file manager, c'è la torcia, non c'è però la radio FM. Avete visto un attimo di attesa, questi piccoli lag ci sono nell'uso pesante, ma non sono così fastidiosi. La lock screen ve la faccio vedere un attimo, presenta questi collegamenti rapidi, se riesco a riattivare lo schermo, ecco fatto. Intanto una piccola precisazione, i tasti sotto si accendono solo se sono sfiorati, non si accendono con il tocco del display, quindi dobbiamo sapere più o meno come sono posizionati quando siamo completamente al buio. Una piccola segnalazione, mi si è sballato una volta l'orario senza apparente motivo, quindi occhio a quando mettete la sveglia. Per quanto riguarda il comparto software, questo più o meno è quello che è più importante durante l'uso quotidiano, particolari problemi non ne abbiamo rilevati. Passiamo ora alla parte musicale, apriamo il nostro client musicale stock e la nostra canzone di test. Forse un pelo più potente il volume per quanto riguarda la parte di riproduzione musicale, ma sempre piuttosto basso. Il suono è, siamo su una qualità media. Quindi cosa dire di questo Wico Wax? 199 euro il prezzo di listino, in linea con la dotazione tecnica fornita. Si comporta abbastanza bene, ha un'ottima parte gaming e una buona parte, più che buona, parte multimediale per quanto riguarda gli scatti dalla fotocamera da 8 megapixel. Forse una piccola ottimizzazione in più innecessaria, peccato solo il volume molto basso del viva voce, e per uno smartphone che comunque va a differenziare la gamma attuale della casa francese. A voi le dovute considerazioni per quanto riguarda l'acquisto, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a mettere il mi piace se il video è venuto bene, iscrivetevi al canale mi raccomando. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.